I am FIFA. I am FIFA. I am FIFA. Amici della FIPE, appassionati delle discipline di forza, benvenuti ad una nuova puntata di FIPE Power Mag, una puntata dove andremo a parlare della splendida notizia che è arrivata la scorsa settimana rispetto alla nostra disciplina. Nel panorama olimpico lo facciamo con il nostro presidente Antonio Urso, presidente della Federazione Italiana, nonché segretario generale della Federazione Internazionale. Ciao Antonio Buongiorno e grazie oggi. mille della disponibilità. Grazie a te come sempre. Allora Antonio, finalmente dopo i rumors che ci davano un po' di speranza è arrivata questa splendida notizia dove il Comitato Olimpico Internazionale a Mumbai ha deciso di far rientrare la pesistica olimpica nel panorama olimpico per le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. È stata una giornata storica, devo dire, perché non era scontato se non altro perché le richieste del CIO... Erano tantissime e il tempo a disposizione era pochissimo. Considera che noi abbiamo avuto le lezioni a giugno dello scorso anno e la prima riunione con il CIO l'abbiamo avuta l'8 di luglio, e dall'8 di luglio abbiamo dovuto fare una serie infinita di cose che ci hanno richiesto non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi. Eh, per cui c'è stato un lavoro dietro straordinario, e quindi insomma il 16 abbiamo tirato un sospirone perché è finita la prima parte del, di quello che è l'impegno della, della Federazione Internazionale per, per quello che riguarda l'olimpismo. Ecco quali, quali sono state le richieste più difficoltose da riuscire a, a completare nei tempi che vi hanno dato? Allora, la richiesta più difficoltosa, paradossalmente, non è stata neanche quella di organizzare un sistema di controlli antidoping completamente differente rispetto al passato. Il sistema più la cosa più complicata in assoluto è che il CIO ci ha chiesto un cambio di direzione della governance, ma questo purtroppo non si poteva fare, o meglio, non si poteva fare così come il CIO ce lo richiedeva perché la nostra Costituzione era assolutamente blindata. Eh, chi fece la Costituzione a suo tempo... Eh, solo per farti capire eh, il, il problema serio che c'era, eh, chi fece la Costituzione a suo tempo poi ebbe a dichiarare che questa Costituzione non si sarebbe mai più potuta cambiare, perché uno degli aspetti peculiari per poter cambiare questa Costituzione era quello di avere il 75% delle nazioni presenti. Capisci bene che è un numero altissimo, complicatissimo da poter organizzare. Per cui nel frattempo abbiamo lavorato ad una nuova Costituzione ma abbiamo lavorato allacremente per convincere le nazioni ad essere presenti a Dubai, eh, scusami a Riyadh, eh, perché cambiare questa Costituzione ci permetteva di poter cambiare la nostra governance ci permetteva di poter stare ancora all'interno del programma dei giochi olimpici perché era una delle richieste che il CIO ci ha fatto. Ecco, quella, la tua presenza è sicuramente stato l'elemento fondamentale di discontinuità rispetto al passato, perché gran parte delle persone che erano presenti nel Consiglio della Federazione Internazionale dell'Era Gian sono ancora presenti, quindi, oltre ai tuoi decenni di battaglie nei confronti del sistema Gian e del sistema di controllo del doping sei riuscito diciamo l'elemento vero che anche la il Comitato Olimpico Internazionale deve riconoscere se sei stato tu in questa occasione no, devo dire che c'è stata onestà intellettuale da parte del Comitato Olimpico Internazionale perché questa cosa qui l'ha riconosciuta eh, l'ha anche in alcuni passaggi sottolineata ma mh, da sola ovviamente non poteva bastare questa, questa, questa condizione eh, era necessario fare dell'altro, farlo bene quindi non solo bastava farlo, ma farlo bene. E devo dire che insomma il lavoro che abbiamo fatto è stato apprezzato: considera che eh, la commissione che ha valutato il rientro della pesistica e Giochi Olimpici ha votato all'unanimità, l'esecutivo del CIO ha votato all'unanimità, il congresso ha votato all'unanimità, tranne un astenuto eh, che è stato il principe Alberto di Monaco, eh, con il quale ho parlato successivamente eh, e devo dire che ho apprezzato anche la sua onestà intellettuale perché lui mi ha detto guarda, non ho avuto modo di seguire il lavoro che avete fatto per cui qualunque mio giudizio sarebbe stato un giudizio non coerente cioè, questa è l'unica ragione per cui mi sono astenuto ecco per il prossimo futuro ci sono ulteriori step che il comitato olimpico internazionale vi ha chiesto sì, gli step sono ovviamente quelli di continuare eh, con la, la ITA, questa agenzia internazionale de, di, di antidoping, di continuare con loro la collaborazione, di intensificarla addirittura. Per cui, stiamo studiando con ITA come poter intensificare ancora di più il lavoro che stiamo facendo, eh, considerando che noi, diamo, eh, che noi spendiamo la metà del nostro budget annuale in controlli antidoping, ti dico questa mi sembra veramente una follia assoluta perché ogni euro, ogni dollaro speso per i controlli antidoping è, è un euro che non possiamo utilizzare per lo sviluppo della disciplina, per la cultura nella disciplina e per lo sviluppo dei giovani in questa disciplina. Quindi ti devo dire questa cosa veramente faccio una fatica immane a giustificarla, ma in questo momento siamo obbligati e finché non facciamo cambiare la cultura della vecchia guardia di questa federazione, purtroppo saremo obbligati a spendere budget importanti per i controlli antidoping. Ecco, su una cosa che hai sempre puntato è sul discorso di un cambio culturale da questo punto di vista. Secondo te ci sono passi in avanti perché... Purtroppo casi di doping ne, ne, ne continuano a venire fuori. L'ultimo è stato il, il due volte campione del mondo, Moschera, che è stato trovato, trovato positivo. Vedi questo cambiamento culturale o continuano a esserci questo, questo zoccolo duro di, di, di paesi che non riescono ad uscirne? Ma guarda, ti devo dire ci sono segnali molto incoraggianti. Eh? Guarda, guarda, semplicemente come siamo usciti fuori da Tokyo con zero casi di positività. Siamo usciti fuori dal dal mondiale di Bogotà con un solo caso di positività tra l'altro di un atleta di, di terza fascia e, e, e il numero in generale dei casi di positività è diminuito io non penso ovviamente non, non ho mai pensato che eh, arriveremo a zero casi di positività perché significa arrivare a zero casi di positività significa che non esistono più gli stupidi nel mondo però purtroppo qualche stupido c'è sempre quindi non, non è quello l'obiettivo L'obiettivo è far capire che tutti quei soldi che noi spendiamo in controlli antidoping sono soldi che non spendiamo per la pesistica. E, e allora dobbiamo ridurre, eh, eh, ridurre i controlli, ma dobbiamo aumentare la consapevolezza che si può fare pesistica anche senza doparsi. Anzi, si può fare meglio la pesistica senza doparsi. Ecco, una delle, delle regole che secondo me sono le, 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 una delle più importanti proprio in merito all'antidoping è il fatto che avete detto che i paesi che non accettano i controlli a sorpresa all'interno del proprio territorio vengono automaticamente esclusi. La, eh, uno dei, dei, dei paesi che da, da questo punto di vista è la Corea del Nord, che è, è tornata a gareggiare ai campionati asiatici, tra parentesi andando a staccare il record del mondo e andando a surclassare la Cina. Questa, è, questa regola rimane ed è uno dei, dei, dei fondamenti per, per il prossimo futuro. La regola rimane, rimane intatta. Le, la Corea del Nord ha potuto gareggiare non perché noi abbiamo dato il permesso di gareggiare, ma perché la ITA ha dato il permesso di poter gareggiare nel senso che la ITA ha eh, controllato che eh, il processo dei controlli all'interno del territorio è un processo che eh, è stato fatto secondo le regole che ITA dà eh, e che quindi adesso c'è l'agenzia antidoping cinese che va in Corea del Nord a fare i controlli antidoping eh, fermo restando questo quindi se la ITA ci dice che possono gareggiare per noi devono gareggiare perché ovviamente non è, mh, da questo punto di vista non siamo noi a, a essere l'organismo ostativo eh, ma è, è l'ITA che, che dice esattamente se ci sono le condizioni per poter gareggiare o meno. Fermo restando questo, eh, la, la Corea del Nord non parteciperà ai giochi olimpici perché... Eh, Proprio per, quel, per questa regola che chi non dava la possibilità di accedere al proprio territorio non poteva eh, partecipare agli eventi internazionali, eh, la Corea del Nord ha saltato eh, due eventi di qualificazione per cui non, non riesce a, a partecipare a Parigi. Per quello che riguarda, eh, quello che riguarda i record, eh, ovviamente sarà la ITA a fare i dovuti controlli e i test per verificare se i record possono essere omologabili o no. Ecco, la prossima estate c'è Parigi, eh, giochi olimpici, dove eh, le, la pesistica olimpica sarà presente con cinque categorie, la metà rispetto a quelle che sono i campionati del mondo. Vedi la possibilità di poter, non dico di ritornare alle dieci categorie anche alle Olimpiadi, ma di tornare ad esempio alle, almeno alle sette categorie che erano presenti precedentemente? Well, io credo che il prossimo step sarà non tanto quello di aumentare le categorie, ma quanto quello di aumentare il numero degli atleti. Anche se ti devo dire che lì sarà una battaglia straordinariamente impegnativa, perché il CIO sta promuovendo tutta una serie di attività che vanno a saturare quello che è il numero massimo di atleti che possono partecipare ai giochi olimpici, così come da, da Costituzione. E questo sì sarà, sarà veramente complicato poter in qualche maniera eh, pensare di aumentare le categorie. Noi pensiamo di lavorare intanto nel, secondo, nel prossimo step eh, che sarà Los Angeles di aumentare il numero degli atleti, poi sperando che nel 2032 ci siano condizioni favorevoli per aumentare anche il numero di categorie. Anche perché proprio sempre a Mumbai hanno definito quelle che saranno le nuove discipline sportive che entreranno a Los Angeles nel 2028, tra cui cricket, baseball, softball, il lacrosse, disciplina prettamente nordamericana. E quindi ci sono tutte queste nuove discipline che spingono ovviamente per entrare nel panorama olimpico. Tra parentesi, questo... Eh, valorizza ancora di più il lavoro che avete fatto per far rientrare la pesistica olimpica perché non è stato assolutamente facile da questo punto di vista cosa ne pensi di questa volontà di, di, di ampliare le nuove, di queste nuove discipline il panorama olimpico ti devo dire che insomma con tutto il rispetto per ogni disciplina sportiva che, che ovviamente ha sempre delle difficoltà gli sport non sono semplici e raggiungere risultati importanti non è mai semplice. Però devo dire che eh, lo sport internazionale, lo sport olimpico, è molto legato all'aspetto economico. Eh, considera soltanto che eh, per il cricket il CIO ha incassato un miliardo di dollari dai diritti televisivi delle tv asiatiche è che sicuramente questa operazione fatta a Mumbai con l'ingresso del ticket apre la strada all'India per l'organizzazione dei giochi olimpici del 2036. Quindi la pesistica, in maggior ragione, che non è uno sport che produce interessi economici di questo livello, deve fare non bene, benissimo, perché capisci bene che se arriva un altro sport tipo cricket che mette sul tavolo... Dell'altro è ovvio che il rischio che alcune discipline, anche storiche, possano uscire fuori dal programma olimpico e non certo per problemi legati a uh, doping o. o cattiva gestione quindi bisogna veramente fare molta attenzione bisogna fare bene bisogna ripensare lo sport bisogna ripensare la pesistica siamo troppo vecchi da questo punto di vista dal punto di vista tecnico eh, bisogna ripensare alle gare della pesistica bisogna ripensare a questo sport in chiave moderna per renderlo appetibile e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare ma bisogna farlo Ecco, da questo punto di vista bisogna anche pensare che ci debba essere un po' di, di ricambio generazionale. Con le Olimpiadi ci saranno le nuove elezioni da parte della, della Federazione Internazionale. Tu pensi che ci sia la possibilità di, di poter avere un ricambio generazionale da parte di ripeto, tutte queste persone che erano già presenti ai tempi di Tamas Ajan? Allora vale, ti dico: mh, sarà abbastanza complicato perché eh, non, non solo nella pesistica, ma anche nella pesistica eh, l'asse eh, dell'interesse politico-economico degli sport in generale si è spostato verso il mondo arabo. Eh, sono solo loro oggi in condizione di poter organizzare grandi eventi e eh, di poterli organizzare in maniera. Eh, ti devo dire anche inusuale per, 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 per la tipologia di, di eventi e questa inusualità è data dal fatto che possono investire mh, parecchi soldi e che quindi l'evento di per sé non è imitabile in altri stati eh, e quindi il calcio per primo eh, credo che stia dando questo segnale ma non solo il calcio ma anche la Formula 1 considera che solo nei, nei paesi arabi ci sono tre Eventi nel, nel calendario della Formula 1, ma eh, anche così il tennis, anche così il golf, per cui, insomma, devo dire che stanno facendo un investimento importante nel mondo dello sport, eh, lo stanno facendo sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico. Eh, non, è, non è un caso che, ad esempio, eh, il presidente della federazione nuoto è un kuwaitiano, il Kuwait, mi sembra che sia una nazione a grande propensione eh, natatoria. Eh, però, però capisci bene che, eh, che, che l'asse si è spostato da quella parte, una volta l'asse era prettamente europeo e prevalentemente paesi dell'est, oggi l'asse è, 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 è ara, i soldi sono lì, gli eventi si possono fare lì, lo sport ha bisogno di soldi e di eventi e quindi eh, la politica sta facendo anche il, i suoi passi, per cui non penso, non penso che alle prossime elezioni avremo sorprese. Rispetto a una presidenza che si riconfermerà così come, come è stata letta lo scorso anno, e rispetto ad un esecutivo dove insomma, sarà frutto ovviamente di una, eh, di una volontà espressa dalla presidenza, cioè, prepariamoci a vedere delle Olimpiadi invernali nel mondo arabo, perché già la, la pista stanno di lì al coperto c'è, ci faranno... stanno lavorando. Ci stanno lavorando. una bella pista di Bob, Slittina e Skeleton, visto che anche le polemiche e le problematiche che ci sono in Italia per Cortina, Milano Cortina 2026, la faranno al coperto e siamo, siamo a posto così. Ci Antonio, lavorando. facciamo due parole. Dimmi no, no, dico, si stanno lavorando. L'Arabia la, eh, Saudita è una di quelle nazioni che si candiderà per i Giochi Olimpici in Berlino. Antonio, due parole per quello che riguarda la casa nostra, per quello che riguarda l'Italia, con il processo di qualificazione da parte dei nostri atleti. Qualcuno sta avendo qualche problema, ma piano piano sicuramente troveranno le, le, le misure. Altri atleti come Sergio Massida, che sta invece ci sta regalando dei risultati pazzeschi. Quindi due parole sul il lavoro da parte di tutto lo staff tecnico Sebastiano Corbo e tutto lo, lo, lo staff tecnico per quello che stanno facendo. Guarda, no, ti devo dire, noi siamo molto, molto, molto fiduciosi. Eh, abbiamo ancora eh, quattro tre eventi eh, di qualificazione. Eh, I ragazzi stanno bene, devono semplicemente concludere quello che sanno fare in allenamento e ti dico che ognuno di loro in allenamento ha fatto misure da qualificazione olimpica, <coughs> addirittura qualcuno misure da medaglia, eh, quindi <coughs> dobbiamo semplicemente chiudere questo cerchio che si chiuderà ad aprile, non vogliamo neanche mettere pressione ai ragazzi e alle ragazze perché c'è il tempo per poter fare bene, e, e noi potenzialmente, potenzialmente possiamo portare sei atleti a Parigi. Potenzialmente. Ecco, tra parentesi, l'Italia è riuscita a portare a casa il primo vero titolo mondiale alle, alle ultimi, agli ultimi mondiali, quindi eh, la progressione continua a essere importante da questo punto di vista. E eh, guarda, ti dico, tra l'altro non siamo stati fortunatissimi eh, in quel mondiale perché potevamo fare molto di più e se avessimo avuto eh, Nino nelle condizioni... Di oggi quindi di, di, de, degli allenamenti di oggi eh, al mondiale ovviamente insomma se la saremmo giocata anche lì eh, e quindi insomma ci sarebbe stata la possibilità sicuramente di fare qualcosa in più anche anche la presenza di zanni sarebbe stata interessante in termini di podio però ovviamente eh, oscar ci ha regalato questo titolo mondiale che mancava da, da parecchi anni eh, l'ultimo era le eh, quello di Oberburger, considerato che i Giochi Olimpici di Los Angeles valevano, sì, valevano come mondiale, però un vero mondiale manca dagli anni, da prima degli anni 40. Insomma, quindi era, era veramente parecchio tempo. Che non salivamo su quel podio, non sentivamo l'inno italiano suonare ai mondiali. Ti devo dire, Oscar ha fatto una gara strepitosa, eh, una gara altrettanto strepitosa in una categoria complicatissima. L'ha fatta Sergio Massida che ci lascia veramente sperare, se non altro perché sta a soli 5 kg dal cinese e, e c'è una differenza importante il cinese è a fine carriera. Sergio ha appena, appena iniziato la sua carriera. Quindi insomma, devo dire che questa cosa ci, ci fa sperare benissimo. Ecco una domanda perché ovviamente tu sei presidente segretario della federazione internazionale, ma parti da atleta. È tecnico, hai scritto libri, tutto quanto. Volevo chiederti un tuo parere su questa problematica di, di diversi atleti italiani che in pedana di gara non riescono ad esprimere quelle che sono le loro effettive capacità. Per lo quello che hanno dimostrato in sala di mm. scaldamento o negli allenamenti proprio precedenti alla gara. Questa Guarda, emotività. Questo, questo discorso dell'emotività ovviamente ci, noi ci lavoriamo, eh, sai, poi gli aspetti psicologici eh, tu li puoi in qualche maniera mh, indirizzare eh, se così posso dire eh, sempre che gli atleti eh, ti lasciano entrare nel loro mondo intimo privato e si facciano guidare eh, si facciano guidare, si facciano consigliare. Qualche volta questo succede. In alcuni atleti l'abbiamo visto, abbiamo visto dei cambiamenti importanti nel settore giovanile, per esempio. Eh, ci sono delle atlete e degli atleti che hanno fatto dei risultati di tutto rispetto, eh, qualche volta negli adulti questo non è sempre facile, non è sempre possibile. Eh, perché ovviamente l'adulto è più strutturato, quando tu sei strutturato sei anche convinto, ma devi essere convinto delle tue eh, possibilità, delle tue potenzialità e sei anche convinto che le puoi gestire. Eh, ovvio che quando questo non succede eh, poi bisognerebbe fermarsi e riflettere su perché non succede. Ma questo, ti ripeto, nasce solamente se l'atleta poi ti dà la possibilità di entrare nel suo mondo, nel suo privato e di farsi in qualche maniera eh, guidare. Questo è un problema del nostro sport, ma è un problema anche di altri sport, perché, perché ci sono altri atleti in altre discipline sportive che arrivano in gara e non vincono pur avendo le possibilità di vincere. E quindi questo è un problema generale del mondo dello sport, dove ancora oggi ti devo dire con assoluta amarezza: il mondo della psicologia dello sport eh, non è capace di fare quello che l'altissimo livello richiede, e dall'altra parte, l'altissimo livello si fida poco del mondo della psicologia. Eh, le due cose devono, devono cambiare in termini culturali e devono invece far pensare che anche l'aspetto psicologico è uno strumento di lavoro. Ecco, volevo chiederti, agli ultimi mondiali c'è stata una problematica di super partecipazione, ci sono stati gruppi CD e addirittura nelle, in, in alcune categorie. Eh, si sta ripensando a uh, una diciamo, un sistema di, di qualificazione per partecipare ai mondiali, per ridurre il numero di atleti. Sì, 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 abbiamo già il prossimo esecutivo di Doha, si discuterà un progetto eh, su come far selezione per i mondiali eh, attraverso i campionati continentali. Uno per dare maggior valore ai campionati continentali, la seconda eh, per ridurre il numero di atleti ai campionati mondiali e far sì che il numero di giorni totali di competizioni possa essere accorciato, perché oggi un campionato mondiale non dura meno di 10-12 giorni, che dal mio punto di vista non è tanto, è tantissimo. Non lo vendi, nel, non lo vendi mediaticamente, certo. fai fatica a fare comunicazione per 12 giorni con, eh, con, con i media, quindi insomma ci sono una serie di cose che vanno oltre ai costi ovviamente eh, di produzione televisiva che diventano veramente esorbitanti. Per cui bisogna fare qualcosa e una delle vie sarà sicuramente che dal 2025 ai mondiali ci si vada verso la qualificazione continentale. Antonio, ti ringrazio tantissimo de della disponibilità per, per questa chiacchierata. Un grandissimo in bocca al lupo perché il lavoro ne avrai... Tantissimo tra la federazione italiana e la federazione internazionale, soprattutto. Per cui grazie mille ancora. Grazie a te, Claudio. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.